Sarà corsa elettorale a due e non a tre a Sassano. Infatti Giovanni Abruzzese ha ritirato la sua candidatura e la sua lista e quindi resteranno Domenico Rubini e Antonio D'Amato ad affrontarsi per la carica di primo cittadino e raccogliere così l'eredità di Tommaso Pellegrino, che non si è più potuto candidare dopo due mandati. Abruzzese ha spiegato il perché del ritiro di una lista che aveva le stime, ed occorre dirlo, di essere civetta. Sabato, poco prima di mezzogiorno, orario di scadenza per la consegna, ha presentato la lista Rubino. A pochi minuti dalle 12, in assenza di una seconda squadra, ecco Abruzzese con una lista composta anche da non residenti a Sassano. E infine è toccato a D'Amato, pochi secondi prima del mezzogiorno. Negli ultimi 15 anni, ha spiegato Abruzzese, Sassano ha sofferto per ben due volte un vulnus democratico con una sola lista in corsa. Da questa valutazione e dal fatto che Sassano aveva questo tipo di primato nel Vallo, la decisione di Abruzzese. E questa è la ragione per la quale mi ero proposto con la candidatura a sindaco al solo scopo di colmare un vuoto democratico nel prossimo consiglio comunale. Considerato che ora vi sono due liste competitive tra loro e il prossimo consiglio vedrà certamente una maggioranza e una minoranza, ognuno per il ruolo che gli affiderà il popolo sassanese, ho presentato la rinuncia alla candidatura.